Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui su FIFA 18 con una situazione abbastanza pericolosa perché vi ricordo sempre, naturalmente come sempre vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Siamo in quarta divisione, restano 4 partite, abbiamo fatto 6 punti, per non retrocedere ce ne servono 10, quindi in teoria sarebbe fattibile la cosa. Però sapete benissimo come girano queste cose. Sto pensando di apportare un cambiamento per ciò che riguarda l'attaccante. Ho visto che quello che potrebbe essere più utile, almeno per le nostre esigenze, potrebbe essere Higuain, perché Icardi gioca poco per la squadra e obiettivamente io quasi mai faccio cross in mezzo di testa. Higuain dovrebbe essere più forte di piede, meno forte di testa, quindi potrebbe fare al caso nostro. Scrivetemelo sotto nei commenti se magari questo ragionamento potrebbe essere giusto o invece se fa cagare. Scrivetemelo comunque sotto nei commenti. Detto questo, ci cerchiamo la prossima partita. Ok, avversario trovato, potrebbe essere la nostra portata, però starei sempre comunque attento. Tra l'altro in questo periodo, col fatto che sono usciti una marea di giochi, è quasi una settimana che non gioco, quindi attenzione. Ecco, appunto. Personalmente, appunto, vorrei cercare di vincere. Quindi vediamo di non steccare subito. Allora, già ho capito che lui cerca di giocare tanto. Oh, cavolo. Porca miseria. L'ho visto già abbastanza... Ma che fai? Vabbè. Devo stare un po' attento perché lo vedo. Aspetta. Inutile che ve lo dico, ma non riesco a fare praticamente niente. Allora, per adesso sono in palla proprio. Proprio zero spaccato. Cioè, non riesco a toccare una palla, non riesco a fare niente. Ok. Chi ci sta là? Attenzione a questo, perché questo non è male, secondo me, come giocatore. Diciamo che sulla carta dovremmo essere più forti, però a me queste squadrette mi impauriscono sempre. Vai, vai. Meno male che ho messo passing alto. No, mamma mia. E che ha fatto? Un buco proprio. Vabbè. Partiamo già male, come al solito. Vabbè, ma tanto ho capito che... Ho avuto già l'impressione che dovevamo subire il gol, meno male che siamo riusciti a... questo è fallo, per esempio.
Peccato. Mamma mia. Cioè, io penso che non ci siano più dubbi, eh. Perché dopo aver fatto anche un'azione del genere, avrebbe preso anche il palo. Penso che sia abbastanza netto. Quindi è inutile che ci mettiamo il pensiero, dobbiamo perdere. Penso che sia abbastanza sicura la cosa. Vabbè. Ma ne esulto nemmeno, perché personalmente non so neanche se riusciremo, perché poi già sapete come funziona. Vabbè. Fortunato. Ecco qua. Qua ho sbagliato io, va bene, ci sta. Ecco. Vabbè. Nah. Io non ho capito là che cosa è successo, d'accordo. La cosa che mi fa più impazzire è che noi possiamo sbagliare tantissimo. Cioè, noi al primo errore veniamo sempre puniti. Dai, che fa sempre lo stesso. A noi mai, eh! Ah, è fuori gioco. Però a noi questo non succede mai, eh! Ah! Personalmente io non lo so, cioè non mi piace giocare così. Guarda qua, guarda qua, guarda qua! Ma come fai? Non l'avevo data a lui sta cavolo di palla, che palla! Guarda questo! Mamma mia! Vai, 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 vai! Ma sì, domani, domani! Perché? Sì, quadrato, rimani dall'altra parte, è normale. Guarda quell'altro come va? Va bene, ok. Ah. Ho già capito, ho già capito. Mamma mia. Meno male. Perché te ne sei andato di qua? Mamma mia, ragazzi. Ci proviamo, ci provo perché vi dico la verità, così riesco a giocare molto difficilmente, ma veramente proprio tanto difficilmente. Cioè lui ha giocatori molto... Guardate qua. Cioè i suoi giocatori riescono tantissimo, faccio salire un po' la squadra perché... Ecco, vediamo se riusciamo a fare sta cosa. Dai. Allarga sopra, bravo, ok. È fuori gioco. Mamma mia, ma è un rimpallo a favore! Ma è un rimpallo a favore, è incredibile! Cioè, ma è un rimpallo a favore! Ma è un rimpallo a favore! Ma è un rimpallo a favore, è incredibile! Mamma mia, ma è un rimpallo a favore! Da lì. No, non te la do perché sicuramente la perdi. Ma mamma mia, guarda lì. Mamma mia, è incredibile. Cioè, non riesco a fare niente, non riesco a fare niente. Guarda questo, guarda qui. Porca miseria. Cioè, neanche se lui riesce.
fatti, quindi a FIFA dovrebbe andare comunque bene anche questo. Vabbè, ci manca un punto, due partite per non retrocedere. Se FIFA ha deciso che dobbiamo retrocedere, le prossime partite le perdiamo tutte e due. Ci vediamo sempre al prossimo video, bye.